Ciao a tutti, io sono Sofì dei Me Contro Te e questo è un codice rosso. Ho sentito dei rumori provenire da là dentro, dalla stanza da letto. Sembrerebbero i suoni di un orco, un ippopotamo, non so. Non si tratta del normale parlare, si tratta di versi, quasi come se ci fosse un animale. Ascoltate. Ma cos'è? Ho tanta paura. Mi devo armare, non posso andare di là così, senza niente. In questa casa non c'è un'arma. Sì, qualunque cosa sia, io lo colpirò con questo fiore. Devo dire che non fa tanto male. Ha fatto. Vabbè, magari gli metteremo paura. Andiamo a controllare. Ma cos'è? Ragazzi, avete capito? Lui si è trasformato in un dinosauro. Aiuto! Vieni, vieni, vieni! Che paura! Certo, l'idea del mio fiore ha funzionato. Non sarà un'arma, ma mi ha permesso di farlo scappare col solletichino. Lo so, anche i più duri in realtà soffrono il solletico. Comunque abbiamo un problema. Per l'ennesima volta lui è stato colpito dalla maledizione dello slime. Stavolta si è trasformato in un dinosauro. E per spezzare l'incantesimo dobbiamo trovare tutti gli ingredienti dello slime che probabilmente ha nascosto per casa. Solo in questo modo potremo farlo ritornare normale. Quindi non ci resta che cercare gli ingredienti. Ho davvero tanta paura. Come sapete, quando si è sotto incantesimo non si capisce più nulla. Potrebbe addirittura mangiarmi. Aiuto. Ok, devo mettermi subito all'opera. Alla fine era qui nella stanza da letto, quindi magari ci sarà qualcosa proprio in questa stanza. Ha disfatto tutto il letto. Uffa, guardate, tutto in disordine. L'avevo appena fatto. Ragazzi, vedete quello che vedo io? Oh sì 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 sì. La ciotola dello slime. Abbiamo trovato il primo ingrediente. Wow, è incredibile, partiamo col piede giusto. Oggi è una giornata fortunata. Insomma, ho un dinosauro in casa che probabilmente mi sta cercando per sbranarmi. Non è poi così tanto fortunata. Però guardiamo il lato positivo. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. E speriamo che lo sarà anche la ciotola mezza piena tra poco. Così potremo fare il nostro slime il prima possibile. Bisogna cercare tutti gli altri ingredienti, ma io non vedo niente. Sicuramente il dinosauro è scappato perché avrà messo gli altri ingredienti fuori dalla stanza. Proviamo ad andare fuori. Oh cavolo! Ciao signor dinosauro! Tanta paura, avete visto quel coso? Mamma mia! Se non mi muovo non mi vede. Sto immobile. Aspettate, non può vedermi. Ho chiuso la porta! Ho chiuso la porta, ma non significa niente! Vi ricordate quando l'incantesimo aveva reso lui una specie di lottatore di sumo? Quindi figuratevi adesso che è un dinosauro. Ci riuscirò sicuramente, devo sbrigarmi. Ho i minuti contati. Dai Sofì, pensa. Sicuramente ci sarà qualche altro ingrediente qui. Magari non l'ho visto. Intanto prendo il mio fiore, mi potrebbe essere utile. Lo metto qui. E non c'è niente. Ciao cagnolino, come sei carino. Hai visto per caso qualche ingrediente dello slime? Mi pare di no. Ok. Ciao Sofì, buona fortuna! Cerco di qua le mie candele. Che profumo, ma non sono ingredienti dello slime. Qui. Tra tutti i miei charms c'è un bel bicarbonato. Oh yes! Lo metto subito qui! Bene, nella stanza da letto sicuramente non c'è più nient'altro. Provo in bagno. Per fortuna che il bagno è collegato alla stanza da letto e non devo uscire fuori. Vado. Eccoci qui. Qui vedo del colore. Vediamo. Sono solo le mie bombe da bagno. Nessun ingrediente dello slime. Questa sembrava una colla, mi ha ingannato. Una bomba da bagno a forma di barattolo. Ah, che carina, quasi la dimenticavo. La bomba da bagno di Halloween. Sono una zucchetta. Cavolo ragazzi, non vedo niente. Non c'è proprio nulla di nulla. Spazzolino, dentifricio, filo interdentale. Spazzolino elettrico. Altro bicarbonato. Ma questo dinosauro ha qualche problema di memoria. Ha messo due barattoli di bicarbonato. Spero tanto che però abbia messo gli altri ingredienti. Altrimenti lo slime non riuscirà mai. E lui rimarrebbe per sempre un dinosauro. Continuo a cercare. Miei trucchi. Oh. Forse lui ha un po' ragione quando dice che ho troppi trucchi. In mezzo a tutta questa roba è quasi impossibile trovare qualcosa che non sia make-up. Sono troppi. Dai, cerco per bene. Qui non c'è nulla, neanche fondotinta, palettine, tutti rossetti.
rossetti, matita, pennelli, spatola, niente. Ho detto spatola! Sì, ragazzi, c'è una spatola! E questo non è affatto make-up! Ce l'ha messa lui! Dinosauri! Questa spatola è un po' strana, sembra proprio la spatola di un dinosauro. Che strano colore! Andiamola a mettere di là, sono felice! Ottimo, ragazzi, abbiamo il bicarbonato, la ciotola e la spatola. E vabbè, il fiore che non serve a niente in realtà. Mancano soltanto la colla e il liquido per lenti. Soltanto si fa per dire, perché in realtà mancano ancora tantissime cose. E non sono affatto qui, ho cercato in lungo e in largo. Saranno fuori da queste due stanze. Quindi, a malincuore, devo andare di là dal dinosauro! Che la fortuna sia con me! Andiamo! Usciamo. Ok, almeno non è dietro la porta. Canta bem bem bem, ma è il dinosauro twerkatore. Ragazzi, sta venendo contro di me, aiuto! Aspetta, se non mi muovo non mi vede. Non mi vede veramente? Leggenda. È vero, se ti stai fermo, i dinosauri non ti vedono. Forse ha pensato che sono una pianta. Anche è vero, lui pensa che sono una carciofina, quindi. Comunque, non c'è tempo da perdere, da un momento all'altro potrebbe ritornare. Dobbiamo cercare gli altri ingredienti. Saranno sicuramente qui, ne sono certa. Qui non c'è, tra le candele neanche. Neanche qui, non vedo niente, no. Anche la libreria mi sembra abbastanza vuota. Nada de nada. Qui dentro, solo plaid. No, devo prendere la colla! Mi sto ferma! Aiuto! Se n'è andato anche stavolta. Vabbè, io mi addormento sotto i cuscini. Se sto ferma non mi vede. No, scherzavo. Mi manca soltanto un ingrediente. Se lo trovo, tutto questo incubo sarà finito. Perché, ragazzi, sono riuscita a prendere la colla. Colla cambia colore. Guarda caso, rossa e gialla. Proprio i suoi colori. I colori del dinosauro. Mi pare di non vederlo. Continuo con la mia ricerca. Bene, una cosa è sicura. Sotto i cuscini non c'è niente. Il dinosauro mi ha aiutato a sollevarli. Nulla. Vediamo sotto il divano. Nient'altro. Aspettate, questa la prendo. La metto in tasca. Ok, cerco di qua. Niente. Eccola! La soluzione salina! Il liquido per lenti! Se non fosse che ho lasciato la ciotola e tutto il resto di là, nella stanza da letto, dove probabilmente adesso c'è il dinosauro. Proprio furba la ragazza! Devo andare di là! Vabbè, abbiamo capito. I dinosauri sono tanto spaventosi, ma sono molto stupidini. Basta stare fermi, loro non ti vedono. Quindi utilizzerò questa strategia e razionalità. Bene, andiamo nella camera da letto. Oh oh! Devo scappare e chiudersi nella stanza da letto. Ragazzi, vi ricordate quando dicevo che un dinosauro può sfondare una porta? Ecco, probabilmente questo è il momento. Quindi devo sostanzialmente sbrigarmi. Dobbiamo fare lo slime alla velocità della luce. Il turbo slime. Forza, facciamolo subito. Ragazzi, non imitatemi mai. Non fate mai lo slime sopra il letto. Non si fa, perché potreste rovinare tutto. Io sono costretta. Devo sbrigarmi. Questa stupida colla. Bene. Il bicarbonato. Oh no, il bicarbonato è chiuso. Devo aprirlo. Vabbè, sì, spacco tutto. Su, via, dai. No, non ci credo. C'è un'altra bustina. Ne verso un po'. Ok, un altro po'. Perfetto. Mescoliamo. Ultimo ingrediente, l'attivatore.
Dai ragazzi, ci siamo quasi. Formati. Potere della chimica, vieni a me. Oh sì, si sta formando. L'incantesimo dovrebbe star per svanire. O almeno si spera. Ah, sogna. Di va da. Appiccicaticcio, colorativo, cambia colore, non so come, poi magari lo testiamo. Ma lo slime è riuscito! Non ci resta che andare di là e toglierci dal letto. Rischiamo di sporcare tutto. Ok. Dinosauro! Su, che stai combinando? Dinosauro di chi è? Per fortuna, ragazzi, non sei più un dinosauro! Che bello, che emozione! Ma di che stai parlando? Quale dinosauro? E poi perché hai lo slime? Giochi alle slime challenge senza di me? Lui, guarda, io ti ho salvato, dovresti ringraziarmi. Mi hai salvato da cosa? Da un altro incantesimo dello slime. Tu e i tuoi incantesimi, non ci credo. Qui l'unica pazza che si trasforma con lo slime sei tu. Via. Questo slime dovrebbe cambiare colore. Non so come. Forse col calore? O forse mettendolo nel ciuffo di lui? Chi lo sa? No, nel mio ciuffo non c'è da niente. Ma comunque l'intro dell'avventura di oggi si conclude qua. Per vedere il video di ieri cliccate qui davanti a me. Mentre se volete vedere un'altra avventura super divertente cliccate qui davanti a me. Noi vi mandiamo un bacione gigantesco e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!